qualche calciatore ha finito il proprio percorso in azzurro, tipo Koulibaly, qualcun altro potrebbe essere richiesto da grandi squadre a grandi cifre, tipo Fabian Ruiz, che il Napoli deve valutare necessariamente. Emerson Palmieri e Vecino sono due calciatori che Spalletti ha già avuto con sé all'Inter e alla Roma. Ho molte sicurezze su Emerson Palmieri, che potrebbe essere finalmente il tassello mancante sulla corsia di sinistra. Su Vecino ho qualche dubbio legato soprattutto alle sue condizioni fisiche. Momento storico, probabilmente la scelta di Aurelio De Laurentiis è quella di non rischiare, di andare sull'usato sicuro, su un allenatore che ha portato sempre le sue squadre in Champions League. Luciano Spalletti non ha mai fallito negli ultimi anni questo obiettivo. La risposta in questo caso è molto semplice, non dipende da Luciano Spalletti, ma dal fatto che il Napoli per 2 anni di seguito non si sia qualificato in Champions League. Questo ovviamente la rende meno competitiva sul mercato, sia per appeal verso i grandi calciatori, sia per una condizione proprio economica legata all'aspetto economico. Quindi il Napoli dovrà puntare a quei giocatori che sono o giovanissimi e in cerca di una rampa di lancio, oppure su giocatori esperti che hanno concluso il proprio percorso in altri club. In questo caso la risposta è un po' più complicata, perché non è quello che può preoccupare più di tanto sul rapporto Luciano Spalletti-Lorenzo Insigne, ma in questo momento preoccupa maggiormente il rapporto tra Lorenzo Insigne e il Napoli. Con una scadenza contrattuale per giugno 2022, ovviamente le cose non sono serenissime, potrebbero sbloccarsi a breve oppure diventare davvero un grandissimo enigma di quest'estate, quindi bisogna capire soprattutto questo.